questo è il nuovo video. Oggi ho fatto un tutorial sulla mamma Mandy che si è offerta e che ha preso spunto su cosa vorrebbe di nuovo tra i prodotti che ho utilizzato. È un tutorial semplice per chi come lei non ama passare troppo tempo al trucco. Mi ama ultimamente, si sta dando più alle creme e alle maschere, eh? Giusto. Che è importante, almeno quello è un inizio. Poi dopo il trucco verrà prima o poi, speriamo. Spero che il video vi piaccia. Un bacione, ciao ragazze! Inizio con l'idratazione. Come primissima cosa uso dell'acqua termale. La spruzzo. Mia mamma ieri sera mi ha confessato che praticamente questi giorni non sto usando la crema idratante perché non c'ho voglia. Quindi devo andare ad idratare per bene, perché altrimenti i prodotti, se non c'è della crema idratante, se il viso non è ben deterso, tendono a restare sopra, a non andare in profondità. O ad andare troppo in profondità, tipo a segnare le rughette. Vado a togliere tutto quello che c'era. Come crema uso questa crema in gel di Yves Rocher, dato che è leggera, fuori fa caldo e quindi non voglio un prodotto troppo pesante. Metto due gocce di siero lifting, come vedete l'ho ormai finito, di Dior. Ok. Quindi andiamo ad usare cremina. Stasera poi magari facciamo una bella maschera. Ah, Mandy, hai voglia? La Mandy ha detto che ultimamente si sta facendo più maschere del solito. Poi metto del burro cacao, questo è di Terry. Ed infine una crema per gli occhi, uso la Physiolift di Aven, che è fatta apposta per rughe o come si dice quando c'è sotto le borse? Sguardi di espressione. Sguardi d'espressione? Chi sono? Gli sguardi d'espressione! Ma quelle sono le rughette d'espressione? No, per le borse, presente tipo Louis Vuitton Hermès. No, una crema un po' più ricca, dato che il contorno occhio ha bisogno di un po' più di idratazione. Prima stavo guardando il colore del fondotinta, la Mandy ha detto perché ho bisogno del fondotinta se sono abbronzate. Un po' abbronzata, dai. Ma in realtà in camera stai molto più scura, di me soprattutto. Comunque, prima facciamo le sopracciglia, prima di fare la base. Uso il Tattoo Studio di Maybelline, è praticamente un pennarello. Devo dire la verità, mi piace di più quello della MAC, però non so se vi ricordate la ragazza che era venuta a casa mia, gliel'avevo regalato e era lo stesso colore praticamente, quindi non ce l'ho più, devo andarlo a comprare. E uso questo perché è facile, è una cosa che potrebbe usare anche mia mamma, senza... No, nel senso che, se ti dico di farti tipo primer, ombretto liquido, tutte le mille cose tu non lo faresti mai, questo sembra un pennarellino. Lo passi tra le sopracciglia e ti dà un po' di colore, dato che tu c'hai già una bella forma. L'unica cosa, essendo un pennarello, passatelo un paio di volte anche sulle mani ogni tanto, perché potrebbe scaricarsi il colore con tutti quelli in penna, anche con gli eyeliner. E soprattutto cercate di non mettere la crema, avete visto che ho evitato questa zona, perché se il pennarello va sulla crema iniziano a scrivere più. In questo modo già il tuo sguardo diventa più intenso, perché sono andate a rendere le sopracciglia un pochino più definite, un pochino più scure. Dopo aver fatto le sopracciglia vado a prendere un po' di cipria, questa è di Huda, giusto perché voglio andare a togliere più degli occhi qualsiasi traccia di oleosità dalla palpebra, in modo che niente vada nelle pieghe. Questo lo faccio soprattutto quando devo usare un ombretto in crema, quando magari la persona che avete davanti non ha più una palpebra super tonica e quindi è più probabile che il prodotto vada nelle pieghe. E Mandy, quando si ha 18 anni è diverso, quando purtroppo tutto cade un po' di più quando si va in là, ma anche con me. E dopo aver messo la cipria possiamo andare ad usare il nostro ombretto. Sugli occhi vado a mettere questo ombretto di Charlotte Tilbury, questo è Bet. Sapete che mi piace tantissimo anche la texture di Wycon, però non ho un colore simile, ce l'ho tutti un po' più chiari, quindi vado ad usare questo. Inizio con poco prodotto in modo da poterlo sfumare. Gira leggermente il viso e vado dall'altra. Chiudi. La cosa che mi piace degli ombretti in mousse è che si possono sfumare anche col pennello,
cosa che spesso con quelli in crema magari è più difficile. Quindi li si tratta un po' come se fossero ombretti in polvere, però hanno il vantaggio di non aver bisogno del primer, perché si fissano e non vanno nelle pieghe, quindi si risparmia su un prodotto, soprattutto se non si ha tanto tempo o non si è molto manuali, e in più si possono usare anche con le dita. Io se ne avevo portate un paio di questi, ma che non li hai mai usati, mi sa. Che? Ombretti in crema. A me li hai portati? Ce l'avevi, li abbellù, non l'avevo visti l'ultima volta. Normalmente si dimentica le cose. Allora, a questo punto voi potete andare sopra con un colore per renderlo più intenso, oppure lasciarlo così, leggero. Io vado a metterci soltanto nella parte iniziale dell'occhio, dato che mia mamma mi ha detto che voleva pop mauve. Metto un po' di pop mauve. E prima ha guardato la palette e ha detto, mettimi questo! E io, no, non voglio usare un ombretto in polvere! Lo mettiamo solo, chiudi l'occhio, nella parte qui davanti, perché dà un tocco di luce. Poi andiamo a sfumarlo verso gli altri, però è una bella combo. Stanno bene insieme. Dopo averlo messo però lo sfumo per renderlo un po' più leggero. All'attaccatura delle ciglia andiamo a mettere un po' di eyeliner, ma ne metto pochissimo. Questo è il Fenty. È molto 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 liquido, quindi bisogna fare attenzione, bisogna avere a portata di mano un pennellino per andare in caso a leggermente sfumarlo, perché altrimenti è talmente liquido che tende ad andare un pochino in giro. Quindi tengo il pennellino con quale ho messo Pop Mauve qui a disposizione, posso togliere un po' di prodotto se voglio o posso usare un altro pennellino, però sollevo sollevo piano piano la palpebra in modo da tenerla bella tesa e vado all'attaccatura delle ciglia a mettere proprio pochissimo prodotto, giusto per rendere più definito l'occhio. In questo caso, dato che si è mossa, prendo semplicemente un po' di ombretto, dato che ne abbiamo usato solo uno, con un cotton fioc, e vado a correggere l'errore. Posso anche mettere un po' di colore sulla punta del pennello e andare sollevando la palpebra leggermente a sfumarlo, in modo che, fammi vedere, sia proprio soltanto un po' di definizione. Guarda in giù, perché mia mamma odia il mascara, quindi bisogna, non posso mettergliene troppo, non posso arrivare troppo vicino all'attaccatura delle ciglia perché tende a piangere, a toccarsi l'occhio. Con un eyeliner invece riesco ad essere più precisa, ma soprattutto se è waterproof non le cola. Ne metto proprio poco poco, però già fa la differenza perché ti va a delineare l'occhio. Anche perché le tue ciglia quando eri più giovane erano più scure, eh? E adesso secondo te sono sempre state così chiare? Io credo sono sempre state così chiare. Sì? Perché ce le hai comunque, non le hai scurissime. No. Ci sono ragazze che ce le hanno nere nere, invece tu le hai sul biondo scuro. Mm. Quindi ovviamente essendo biondo scure si notano meno. Mm. Ti piego, guarda in giù, pieghiamo un pochino, dimmi se è tutto bene. Ok. Ok, mettiamo mascara Rimmel Reloaded Waterproof, in modo che appunto anche se le metto un po' di mascara, guarda verso il basso, non venga via se lei si tocca o se piange. Cioè piange, non è che piange, però l'umidità che c'è in questi giorni, soprattutto nella metropolitana di New York, io entro in metro e tipo sono una maschera. Guarda in giù, finché si asciuga il mascara guarda sempre verso il basso perché altrimenti si stampa sopra. So che è una cosa che non sei abituata a fare, ma devi cercare sempre di fare in modo che finché non si asciuga non tocchi la pelle, perché sennò si stampa e essendo waterproof è più difficile da rimuovere. Mentre aspettiamo che si asciughi il mascara, anche perché ho visto che un pochino qui è andato a sbavare, prendo un po' di acqua micellare, un cotton fioc piccolino, sono i miei preferiti di Muji, sono minuscoli e non perdono i peli, vado a toglierlo qua sotto e per fortuna non abbiamo ancora messo nessuna base, quindi anche se tolgo non c'è fondotinta né niente. Allora, sul viso adesso vado a mettere il Lasting Finish Breathable di Rimmel, perché voglio una cosa leggera, dato che mia mamma odia il fondotinta e prima mi aveva chiesto perché ha bisogno di fondotinta se è già abbronzata. Ne metto solo un po' qua al centro, perché in realtà il fondotinta non è tanto per dare abbronzatura, Mandy, ma è per togliere ad esempio le macchiette. Le macchie da sole, le macchie da età, le macchie da gravidanza, per andare a uniformare il colorito. In questi giorni la Mandy sta prendendo un po' di sole. Stagione, infatti, l'ho detto, mi raccomando, la protezione solare
perché era lì tipo lucertola, senza niente. Il colore che ho usato su di lei è 300, avrei potuto usare anche qualcosa di un po' più scuro, ma a me piaceva un po' così, anche perché ne uso pochissimo, giusto per andare a uniformare e illuminare, ma non serve niente, cioè non serviva tanto. Ricordatevi sempre che più prodotti coprenti o secchi usate, più segnate la pelle. Quindi quello che volete è non usare niente di troppo coprente. Io non uso la cipria, per questo uso un prodotto a lunga tenuta, così che non ho bisogno di fissarlo, perché già si fissa da solo. Sotto gli occhi vado ad usare un po' di correttore, questo è il Born This Way di Too Faced, e questo è un po' più coprente. Questo lo uso col pennellino perché, essendo più coprente, non voglio esagerare con la quantità, quindi se usate ovviamente le dita, andate a pressare magari più prodotto. Col pennello lo tengo molto leggero e vado proprio a metterne poco poco per andare a illuminare, togliere se ci sono delle occhiaie, però non vado a segnare troppo, in modo che non vada nelle pieghe e non faccia quindi l'effetto pieghettina dopo un po', che è la cosa più brutta. Se volete fissare il correttore sotto, se avete più di 30 anni non vi consiglio il baking, che va a segnare, ma vi consiglio di usare sempre un pennellino con un velo di cipria, ma di quelle proprio fatte apposta per il contorno occhi, comunque una cipria molto leggera, impalpabile, non una cipria opacizzante o una cipria comunque che si vede troppo. Metto qua un po' di correttore perché sono un po' rossa vicino alle sopracciglia, non so come mai. Forse perché me le sono tolte prima. Di nascosto, ecco perché non capivo perché eri rossa qua, dicevo che cavolo è successo. Ok, abbiamo scoperto il perché. Quindi abbiamo messo questo, arrivando a prendere la cipria di Huda Beauty, che è una cipria molto leggera, appunto fatta apposta ad esempio per il contouring, per il baking, però comunque è impalpabile, quindi quando la si tocca sembra di non aver niente. Ne metto pochissima, pennello largo. Ricordatevi sempre di fissare il correttore quando non ci sono pieghette. Se avete messo il correttore, vedete già delle pieghette, mettete la cipria, fissate il correttore con le pieghette. Invece il contorno, guarda in su, deve essere bello disteso, e poi potete mettere un velo leggerissimissimo di cipria per andare a fare in modo che non vada poi dopo nelle pieghe. Vado a mettere un leggerissimo velo di bronzer, questo è il puro bio numero 03, giusto perché ti piace l'effetto abbronzatura, Mandy? Che qua non esagero con i prodotti in polvere, ne metto veramente un velo leggero leggero. Fate attenzione se il vostro fondotinta non si è asciugato, dovete fare attenzione con i prodotti in polvere, in questo caso era asciutto, però se non fosse stato asciutto avrei dovuto aspettare un attimo o mettere un piccolissimo velo di cipria per fare in modo che non venissero delle macchie. Come blush vado a mettere Fenty Beauty, che io adoro, perché è questo bellissimo color mare, corallo dorato, stupendo. Lo possiamo mettere con la stessa spugnetta con la quale abbiamo messo il fondotinta. Sulle labbra vado ad usare un tocco di MLBB sopra al burro cacao, giusto per dare un tocco di colore in più, anche perché lei ha già delle labbra molto simili a MLBB, molto belle, quindi non ha bisogno di troppi prodotti. Uso un colore simile in modo da andare a dare un po' più di definizione alle labbra. Ovviamente se volessi cambiare il contorno o renderle leggermente più definite, dovrei usare prima una, o anche dopo, una matita Max Factor, il color Mauve Movement, quindi vado a rendere leggermente più definite le labbra sopra. Mi sono accorta che c'era un po' più scuro qui. Sai cosa facciamo, ragazze? Facciamo una piccola modifica, dato che là sotto mi sembra un po' troppo scuro. Prendiamo il pennello con il quale abbiamo messo il correttore e prendo un correttore leggermente più chiaro, ma ne prendo veramente poco poco, e andiamo semplicemente sotto l'arcata ad illuminare un pochino questa parte qui, quindi solo nella parte esterna. Questa cosa qui già ti apre lo sguardo. Sopra possiamo andare con un colore simile, prendo Buttercup dalla mia palette e lo andiamo a fissare.
niente colori brillanti là sotto. Tendono a far sembrare questa parte qui troppo sporgente. Il trucco quindi è finito. Com'è che ti vedi? Bellissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordate di mettere like, condividere con le vostre amiche, con le vostre mamme. Un bacione! Ciao ciao! Beh, questo qua me lo dovresti dare perché è bello proprio. No, Mandy, aspetta un secondo. Dopo mi dovresti dare anche quello che ho visto che adoperavi. Cosa? Quello lì che io non c'ho, quello che hai detto che mi hai messo qua. Il blush? Il blush, sì, non ce l'ho. NL BB mi piace tantissimo. Bello.